Allora, buongiorno a tutti, anzi buonasera, anzi quasi buonanotte. Come una sana consuetudine di questi workshop verso il limitare della sera, trattiamo brevemente delle possibilità terapeutiche di una terapia poco utilizzata anche in Italia, soprattutto in Italia, che è la nuova terapia, ma alla quale insomma ho dedicato parte della mia vita. E tralascio la parte anatomica che per quanto interessante è già stata trattata da altri relatori più esperti di me, faccio solo notare che l'articolazione del ginocchio, per quanto abbastanza semplice, ce ne sono di più complicate tipo per la spalla, è comunque ricca di svariate strutture anatomiche, come si può vedere anche qua. E la causa del dolore del ginocchio può essere dovuta da ognuna di queste. Mi ha detto subito nella pratica neuroterapeutica, andando a vedere sui testi che i neuroterapeuti considerano la Bibbia della materia, come dicono che vada trattata le patologie del ginocchio. Per esempio Mattias Grosch, che ha un libro atlante molto, molto bello, fa vedere quali ponfi sul ginocchio fare. I ponfi sono delle piccoli gonfiamenti sottocutanei in cui si inietta una piccola quantità di anestetico locale molto diluito, e va a stimolare questi punti. Dosh dice che va fatta sulla riva articolare esterna, sulla riva articolare interna, la testa del tibia, la testa del femore, la fossa popliglia. Come vedete sono termini abbastanza vaghi, non sono proprio precisissimi, ma comunque vengono indicati e sono quasi tutti punti di fatto di acupuntura, più o meno quelli che abbiamo visto presentati dagli autori precedenti. Peter Dosh, che è anche il padre di Mattias, che è autore del libro più usato dai neuroterapeuti, segnala dei ponfi anche più lontani dal ginocchio, come dei ponfi sulla coscia e sui ponfi, dei ponfi sulla gamba, quindi sopra e sotto il ginocchio. Questo invece è un neuroterapeuta più moderno, Lorenz Fischer, dell'Università di Berna, che segnala sul suo manuale quali punti secondo lui vanno punti. Uno, secondo lui, è il punto sul gran trocantere, tutti gli altri, come vedete, sono intorno e sopra il ginocchio, lungo la rima articolare, sul lato mediale, sul lato esterno e sulla rotula. Poi c'è un'altra tecnica che i neuroterapeuti usano, ma non solo i neuroterapeuti, che anche oggi è stata esaminata, che è l'intraarticolare del ginocchio. Ovviamente il neuroterapeuta farà un intraarticolare con dell'anestetico locale. Le indicazioni segnalate dal Dosh sono da sola intraarticolare o insieme a ponfi nelle patologie articolari del ginocchio, che cita artrosi, artriti e meniscopatie, e consiglia una sua tecnica in cui dice di usare un ago di lunghezza 3,5-4 cm, di spessore 0,7-0,8 mm, circa 2 cc di anestetico locale. Poi dice di mettere il paziente disteso e a ginocchio leggermente flesso, spingendo lateralmente la rotula per in maniera da distanziare maggiormente la rotula dal piatto tibiale sottostante, ungere sotto il margine laterale o mediale, a scelta parrebbe, della rotula, fra terzo inferiore e centrale della rotula stessa. Dopo aver superato la capsula articolare, schierare il liquido articolare e iniettare. Questa è la tecnica del Dosh.
che si è visivamente segnalata qua, ecco il punto là sotto la rotula, con la direzione leggermente craniale, tra terzo medio e terzo superiore della rotula. Questa è un'altra più moderna illustrazione che illustra la stessa cosa. Ecco qua una foto in azione. E questa è un'altra tecnica similare, che è quella che io preferisco tra l'altro, che è quella di Dixon, che non è un neuroterapeuta, ma è un ortopedico, che segnala come, secondo lui, con la tecnica precedentemente consigliata, è più facile infiltrare il cuscinetto adiposo intrapatellare, anch'esso intraarticolare. Nella giornata di oggi ci è stato detto come forse la tecnica migliore sarebbe usare una tecnica ecoguidata, ma non è che noi abbiamo tutti l'ecografia a disposizione. Si va quasi sempre un po' alla cieca, insomma. Quindi Dixon dice che è meglio pungere sempre il ginocchio esteso lateralmente alla rotola fra terzo medio e terzo superiore, cioè un po' più in alto rispetto a quello che dice Dosh, con un lago in direzione leggermente craniale. Ecco, lo fa vedere, qui si vede il terzo, si divide la rotola in tre parti, si spinge la rotola in fuori per fare, per evidenziare meglio lo spazio sotto la rotola, tra rotola e osso, e lì si punge. Ecco, questa è l'illustrazione della stessa tecnica secondo Fischer, e questa è una foto del sottoscritto di qualche anno fa. Allora, vediamo adesso qualche lavoro. Allora, lavori sulla neuroterapia nel ginocchio, francamente ce ne sono pochi. Il principale è del sottoscritto del 98, che è anche l'unico che compare su Medline. E comunque ce ne sono altri che hanno qualche interesse neuroterapeutico, anche se non fatti da neuroterapeuti, come questo del 96 di Krimer, che confronta gli effetti dell'anestetico intraarticolare nell'artrosi del ginocchio con altri intraarticolari. Precisamente considerandolo in gruppo di controllo con la fisiologica. Allora, lui ha iniettato in 20 pazienti con dolore bilaterale, ha fatto un'iniezione intraticolare del ginocchio di bupivacaino al 0,5%, e un altro gruppo in singolo ceppo ha iniettato fisiologica, ha misurato il dolore prima, un'ora dopo, un giorno e 7 giorni dopo, compreso il ginocchio controlaterale non trattato, e questi sono i risultati da lui rinvenuti: un'altissima riduzione del dolore nella ginocchia trattate con la bupivacaina in maniera statisticamente significativa, fino anche a 7 giorni dopo, che è il massimo del follow-up che lui ha considerato. Una differenza statisticamente significativa quindi tra bupivacaina e fisiologica, e una riduzione, anche questa abbastanza significativa dal punto di vista statistico, anche nelle ginocchia non trattate. Mentre nelle ginocchia non trattate non c'era una riduzione altrettanto statisticamente significativa con la fisiologica. Ha notato inoltre che i tender points del ginocchio non erano stati eliminati, cioè c'era una riduzione del dolore, ma i tender points erano ancora lì, come è logico del resto pensare, visto che erano state fatte delle intraarticolari. E lui giunge a queste conclusioni, che il dolore articolare, secondo lui, sembra... Allora, lo scopo del lavoro era capire da dove si origina il... A lui non interessavano i risultati, interessava capire, secondo lui, quali erano le strutture che originavano il dolore articolare. Per cui aveva usato l'anestetico locale per abolire praticamente temporaneamente questa sensazione. E quindi, secondo lui, il dolore articolare sembra originare la struttura della superficie articolare, escludendo però la cartilagine articolare, che è priva di terminazioni nervose. Quindi, secondo lui, il dolore articolare deriva dalla membrana sinoviale, dai legamenti crociati della capsula articolare.
Poi cerca di spiegare la genesi anche dell'analgesia contro la grale e lui dice che è probabilmente dovuta a meccanismi riflessi. Lui nota che l'azione analgesica degli anestetici locali è sicuramente più lunga della durata d'azione dell'azione anestetica, la quale è il massimo di qualche ora nel caso della pubica caina, e che il mancato annullamento dei tender point del ginocchio significa che l'intraarticolare del ginocchio non elimina tutte le fonti di dolore, ma solo quelle della superficie articolare. Da queste conclusioni si capisce che appunto che lui non è un neuroterapeuta, ma comunque ha cercato di capire l'efficacia dell'anestetico locale. Questo è un lavoro più recente in cui si tratta dell'azione degli anestetici locali sulla cartilagine articolare, ed è una review sistematica in cui si conclude che tutti gli anestetici locali danneggiano la cartilagine articolare e ne bloccano la capacità rigenerativa, così come anche il cortisone. Quest'altro lavoro del 2017, ancora più recente, è un lavoro, uno studio controllato randomizzato in doppio cieco che misura l'efficacia della lidocaina intraarticolare nell'artrosi cronica del ginocchio. Questo è il lavoro, allora, un gruppo sempre di pazienti con artrosi, il gruppo 1 di 26 pazienti ha avuto 3 infiltrazioni intraarticolari del ginocchio con 7 cc di lidocaina allo 0,5%, un secondo gruppo ha avuto invece solo due fisiologiche in uguale quantità e frequenza all'intervallo di una settimana e sotto controllo ecografico, quindi queste sono state intraarticolari fatte in maniera, cioè sono sicuramente intraarticolari. Si dice come è stato misurato il dolore al ginocchio con una scala numerica verbale, con una scala Womack, e i risultati sono questi. Allora, dopo 3 mesi il numeric rate è il risultato più basso del gruppo 1, cioè il gruppo della lidocaina, mentre l'altro test è risultato anche lui più basso nel gruppo 1 sempre. Sia immediatamente prima della terza iniezione che dopo 3 mesi. Comunque anche tutti gli altri indici di efficacia antalgica sono stati migliori nel gruppo 1. È rimasto un po' tagliato. Okay. Quindi in pratica rispetto alla fisiologica conferma l'altra che l'anestetico locale è più efficace sul dolore anche a distanza, che stavolta arrivano a 3 mesi, che iniettare semplice fisiologica. Questo è un dato rivenibile sulla rete, quindi non è anche scientifico, però l'ho rilevato, data la scarsità di dati sull'argomento. Un certo Harris, in un'intervista radiofonica dell'agosto del 2013, ha detto che praticamente aveva avuto gravi disturbi post-chirurgici a un ginocchio e l'iniezione di anestetico locale, cioè la neuroterapia sulla surgical scar, cioè sulla cicatrice chirurgica, lo aveva guarito dal suo dolore permanentemente. Quindi questa intervista praticamente si segnala che oltre ai gonfi elettroarticolare bisogna pensare sempre al cosiddetto campo perturbante, quello che i neuroterapeuti tedeschi chiamano Störfeld, il più diffuso campo perturbante, non necessariamente sul ginocchio ma che può essere anche altrove, sono le cicatrici. Questo è un lavoro del 2008 in cui si compara un cerotto di lidocaina al 5% contro Gelecoxib. Va segnalato che negli ultimi 10 anni, anche in Italia, è uscito nella farmacopea italiana e
anche mutuabile, diciamo così, almeno nel dolore neuropatico, i cerotti di lidocaina. Non vi dico il nome per non fare la pubblicità, ma comunque funziona non soltanto nel dolore neuropatico, ma anche, come vedete in questo caso, funziona molto bene anche nell'artrosi del ginocchio. Questo studio infatti si rivela che i due gruppi hanno avuto una uguale efficacia, come efficacia antalgica. Questo è un altro lavoro del 2008, in questo caso vengono confrontati la morfina intraarticolare contro la bupivacaina, sempre intraarticolare, nei movimenti del ginocchio, uno studio randomizzato, doppio cieco, eccetera, eccetera. E anche in questo caso, più o meno nei due gruppi, hanno dato la stessa efficacia, quindi morfina o anestetico locale intraarticolare sembrano efficaci alla stessa maniera. Qui faccio un accenno a un tipo di terapia che è parecchio in voga negli Stati Uniti, in cui c'è anche una piccola quantità di anestetico locale, oltre, siamo già alla fine, 4 minuti, mamma mia, ho solo fatto 27 diapositive sulle 68 che ho preparato. Vabbè, comunque, che vedranno sul sito, e poi c'è la legge dell'Armstrong, eccetera, eccetera, va bene, non c'è problema. Io volevo solo segnalare che c'è anche, oltre a acupuntura e tante altre cose, la possibilità di trattare queste patologie con la neuroterapia. Tralascio la proloterapia, allora, che ci interessa fino a un certo punto, e cito brevemente il lavoro da me scritto nel 98 su Minerva Anestesiologica, che è l'unico lavoro serio di neuroterapia nella patologia del ginocchio, terapia del dolore articolare e periarticolare del ginocchio con anestetici locali, risultati a breve a lunga distanza. Sono 115 casi trattati da sottoscritto dall'82 al 96, due casi ritirati, di questi 115, 104 erano casi di artrosi, gli altri erano di una miscellanea, altri di reumatoide, tesopatie, eccetera. Questa è la durata dei dolori, erano più o meno divisi tra acuti, cronici e intermedi. Le tecniche usate in gran parte erano pompi, 108 su 115, e poi intramuscolari, che non sono altro che delle iniezioni un po' più profonde nel muscolo. Quattro volte ho usato l'intraarticolare, poi altre tecniche, ma praticamente i pompi hanno fatto la parte del leone. Gli anestetici usati sono questi, quasi sempre l'idocaina, in pochi casi procaina, che sarebbe, secondo i sacri testi neuroterapeutici, l'anestetico locale di scelta. E questi sono i risultati al termine della terapia, considerando che veniva considerato la percentuale di pain relief relativo, cioè praticamente alla fine della terapia chiedevo al paziente quanto secondo lui era migliorato o non migliorato dall'inizio della terapia, e nel 32% dei casi il risultato è stato ottimo, cioè la scomparsa del dolore, nel 20% molto buono, cioè il dolore era quasi scomparso ma non del tutto, nel 35% dei casi buono, cioè un miglioramento tra il 50 e l'80%, e in una minoranza di casi discreto o nessuno. Questa è l'intensità del dolore considerato, che veniva considerato con una scala numerica da 1 a da 0,5 prima e dopo la terapia, da 1,9 in media era 0,8, e in questo caso era anche significativamente migliore. Il tempo di persistenza medio del risultato è un altro indice di efficacia antalgica che io adopero per capire quanto il risultato, una volta raggiunto, venga mantenuto nel tempo, e nel caso del ginocchio circa 10 mesi, quindi una media di quasi un anno, che non è male, considerando che è quasi tutti i casi di artrosi cronica. Ecco, qui poi vengono considerati i casi dopo un mese, dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, dopo, questo dovrebbe essere un anno anche se non si vede, non so perché, 2 anni, e qua
ci sono dei difetti di visualizzazione. Ecco, qui si vedono meglio i casi dopo tra immediati, un anno, due anni, tre anni, in cui si vede la crescita ovviamente dei casi in cui non c'è nessun risultato, perché ci sono nel frattempo state delle recidive, vengono osservate anche le recidive. E, dopodiché, per prepararmi per questa esposizione, ho voluto vedere nella mia casistica se nella casistica che totale dal 1982 al 2017, cioè 35 anni di esperienze, i risultati cambiavano. E i casi considerati in questo caso sono stati 274, vi tralascio tutti i casi, anche qui la maggior parte sono artrosi, 210, la durata del dolore in media era 3-4 anni, 47 mesi, la durata della terapia circa un mese, 27 giorni, il numero delle sedute medie era circa 7, questi sono gli anestetici locali usati che anche qui vengono visualizzati male, non so perché. Comunque nella maggior parte dei casi di lidocaina, vi spiego anche che tipo di lidocaina, la maggior parte sono lidocaina allo 0,5%. I risultati iniziali, ve li illustro brevemente, e poi se Antonello ne vuole chiudere, lo possiamo chiudere qua. E, allora, i risultati iniziali sono stati questi, nel 23% dei casi ottimo, cioè il dolore era sparito, nel 22% dei casi il dolore molto buono, cioè quasi sparito, nel 34% dei casi il dolore era migliorato dal 50 all'80% dei casi, nessuno discreto intorno al 20% dei casi. Poi avevo concluso le ultime diapositive con il caso presentato dal dottor Ciccarelli nella sua ultima newsletter, in cui infiltrando una cicatrice aveva guarito un grave dolore articolare, e ve la potete andare a leggere sulla newsletter dell'AIRAS. Grazie. Grazie.